I golfini verdi, i calzettoni alla Jackie Kennedy, le collane di Giada. Vino nobile di Montepulciano sulla tavola, cene affollate di gente che conta e curate nei dettagli. Ville e tenute che sembrano angoli di paradiso. C'era una volta l'alta borghesia illuminata. C'è ancora? C'è Giulia Maria Crespi, discendente da una delle più antiche e importanti famiglie lombarde, che risale al 500 e annovera campioni dell'imprenditoria, presidenti di banca, proprietari nel corso dei secoli di aziende anche molto diverse fra loro, dai cotonifici a un grande giornale come il Corriere della Sera. Giulia Maria, con il consueto piglio battagliero, trova irritante chi definisce il suo mondo radical chic. La borghesia di una volta, ricorda, ha fatto cose memorabili per la città di Milano. In verità l'elenco è lungo. L'ospedale Maggiore, l'Istituto San Vincenzo, il Pio Albergo Trivulzio, Nomadelfia, la casa di riposo per musicisti. E il villaggio Crespi d'Adda? Dovevano averla nel DNA, questi Crespi, una vocazione all'impegno sociale, se a fine Ottocento costruiscono un vero e proprio villaggio operaio, con case, scuole, campi sportivi, un cimitero, un ospedale, un teatro. La caratteristica forse principale, anche storicamente parlando, dei milanesi è quello di essere sempre stati molto attenti al sociale, al proprio prossimo, soprattutto la ricca borghesia milanese che in un certo senso si sentiva un po' colpevole di essere troppo ricca e quindi c'è sempre stato questo senso di dover dare in quanto si aveva avuto molto ed ecco che la città di Milano è proseguita in questo modo. La signora Crespi è il tipico esempio di questa società milanese, di questa borghesia, la borghesia dei Borletti, dei Brustio, dei Pirelli, dei Falk. Dovrebbe essere solo realistico in un paese come il nostro difendere l'arte e il paesaggio e invece diventa utopia, una marcia faticosa sulla via del rispetto di se stessi e della collettività, dove si incontrano Leonardo Borgese, Antonio Cederna, altri due milanesi, sarà un caso? E ultima di questa stirpe di difensori civici, lei, donna Giulia, la Lady di Ferro del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, un esempio di federalismo culturale ante litteram, sul quale 30 anni fa scommettevano in pochi. Lo ha fondato nel 1975, spinta da un'idea di Elena Croce e da un intimo convincimento. Non esiste un paese, anche dal punto di vista geografico, con una forma precisa come l'Italia, proiettata totalmente in mezzo al Mediterraneo che va dalle nevi ai vulcani. Essendo una cosa così unica, essendo disseminata di bellezza, avendo dei paesaggi che anche secondo la loro ubicazione vanno dal mare alle montagne, alle campagne, ai boschi, ai laghi, ai fiumi, eccetera, eccetera, ha un paesaggio in continuo cambiamento, noi possiamo veramente favorire un turismo meraviglioso. Ha molto da rimproverare alla politica. Si lamenta di un'Italia in preda alla frenesia di costruzione, in mano a cementificatori senza scrupoli e conta sulla vigilanza dei cittadini comuni, di quella società civile che il FAI ha risvegliato e chiamato all'appello. Siamo riusciti a far passare, devo dire la verità, i tempi sono molto mutati da 30 anni a questa parte, a far passare il messaggio che siccome l'arte, la bellezza, il paesaggio, la natura sono il bene più grande del nostro paese e dell'Italia, è giusto che i cittadini civili che si interessano a questi argomenti dedichino il loro tempo, i loro denari, i loro sforzi, il loro entusiasmo, la loro intelligenza a questi temi. Ecco, io credo che la grande rivoluzione della creazione del FAI e quindi dell'intuizione di Giulia Maria Crespi e di Renato Bazzoni sia stato questo. Dai primi 1000 metri quadri di Panarea donati dall'avvocato Di Blasi, le imprese che donna Giulia ha ingaggiato in 35 anni portano i nomi di luoghi e di siti monumentali di straordinaria bellezza. Il castello di Avio, fra Verona e Trento, il monastero di Torba, il castello della Manta vicino a Saluzzo, il borgo di San Fruttuoso, nei pressi di Camogli, il giardino della Colimbetra ad Agrigento. Ma tra le acquisizioni recenti ci sono anche luoghi minuscoli, piccole perle quasi invisibili, teatrini, edicole dell'Ottocento, una barbieria Art Deco a Genova e poi mobili, ceramiche, porcellane, giardini. Fedele al suo guru di sempre, San Francesco, dal 2008 Giulia Maria Crespi si è occupata anche del bosco di San Francesco, 60 ettari di paesaggio umbro con tanto di monastero. A novembre il bosco è stato aperto al pubblico, arricchito da un'enorme opera di land art firmata da Michelangelo Pistoletto. Donna Giulia sostiene di non voler essere un personaggio, ma suo malgrado lo è diventata. La
la verità è che tutti se ne fottono. Nessuno di quelli che contano è interessato a questo. Ha sconfitto il cancro 5 volte, ha avuto grandi dolori privati e molti antagonisti pubblici, diffida dei mezzi di comunicazione e si batte contro agricoltura intensiva e OGM. Sostiene che i bambini oggi sono troppo lontani dalla natura e che spesso non hanno mai visto dal vivo una mucca o una gallina. Ma Giulia Maria Crespi, burbera ma non troppo, pessimista ma non troppo, qualcosa di confortante nel presente che non le piace, lo trova. I giovani che hanno un'impostazione diversa dalla generazione più vecchia, primo. In secondo luogo la società civile che si sta risvegliando, perché il popolo italiano sotto sotto è vitale, io ci credo molto in questo.